dolce de carmide de fior. Il tuo genio ci conduce per sentieri di splendor. Il coraggio asciuga il pianto spede. Gianni Colacione qui a Piazza Montecitorio, oggi un sit-in, una piccola manifestazione organizzata dai federalisti europei e intitolata in difesa degli accordi di Schengen. E intervistiamo Ugo Ferruta, che è il segretario della sezione dei federalisti europei di Roma. Il significato di questa manifestazione è la difesa degli accordi di Schengen, perché come i telespettatori sapranno, il Consiglio europeo, cioè i capi di Stato e di Governo degli stati, dei 28 Stati membri dell'Unione europea, domani discuteranno se consentire la sospensione fino a 2 anni dei trattati di Schengen, cioè se consentire a ogni Stato di poter sospendere fino a 2 anni il trattato. Questo significa poter ripristinare i controlli, tutti i controlli alle frontiere interne, cioè ai confini interni tra gli Stati dell'Unione Europea, non quelle esterne, tengo a precisare, ma quelle interne, e quindi ristabilire i controlli di polizia e di frontiera, ad esempio tra l'Italia e la Francia, tra l'Italia e l'Austria, tra l'Italia e qualsiasi altro Stato, la Slovenia, qualsiasi altro Stato membro, oppure tra Germania e Danimarca, tra Belgio e Olanda e così via dicendo. Qualsiasi, se passasse questa proposta, praticamente tornerebbe tutto come prima degli anni 90, torneremo agli anni 80, quando bisognava, anche quando passavi da uno Stato all'altro dell'Unione, dovevi, ti facevano il controllo, la dogana, il passaporto, tutte queste cose qui. Questo che significa? Significa praticamente la fine della libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea, significa la fine dell'Europa come la conosciamo e come l'abbiamo costruita. E tra l'altro questo significa un grosso peso addossato sull'Italia, perché noi sappiamo che l'immigrazione arriva oggi quasi esclusivamente dal mare, cioè dai paesi come la Grecia prima di tutto e l'Italia, che sono sotto forte pressione economica, perché sono obbligati dalle regole di Maastricht e da tutto quello che è il risanamento di bilancio a avere forti limitazioni negli investimenti, e adesso dalla sospensione degli accordi di Schengen sarebbero di fatto obbligati a gestire in solitario e con i loro mezzi, gli immigrati che arrivano. Quindi sospendere Schengen significa anche non solo togliere ai cittadini degli stati europei la libertà di circolare, la possibilità di circolare liberamente, ma anche addossare agli stati di frontiera una grandissima pressione e un grande peso, cosa che è contraria al principio di solidarietà tra tutti gli europei, che è un principio fondatore dell'Unione Europea. Ecco, questo non significa che noi, tra virgolette, non li vogliamo, ma è giusto che gli oneri di accoglimento siano ripartiti. Perfetto, è molto chiaro. E io volevo chiedere un pochino un'opinione su come si sta comportando l'Italia per la difesa dell'Europa. Sentivo poco fa in diretta il Presidente del Consiglio dire in Senato, se non erro, che quando si parla di fondi europei si è tutti in prima fila, quando si parla di dover individuare un'identità europea un po' meno. Ecco, l'Italia e soprattutto l'atteggiamento di Renzi, che è abbastanza caratterizzato in queste ultime settimane in Europa, secondo lei è positivo verso questa difesa degli accordi di Schengen? Io penso, non onestamente, non diciamo questo, per me l'intento è positivo, non posso dire se il mezzo scelto è quello più giusto o più efficace, cioè il confine tra la demagogia, che è sempre un boomerang, è sempre controproducente, cioè strillare
e a Bruxelles è sempre controproducente. È meglio a puntare il dito sugli altri, dire che è colpa degli altri, e suscita una reazione ovviamente di chiusura delle istituzioni europee, per cui può darsi che alzare i toni possa rivelarsi controproducente, ma io però sono convinto, quindi non sono sicuro che sia la scelta migliore questo, voler scuotere la situazione, però sono convinto che l'intento sia buono. Vorrei anche sottolineare che bisognerebbe fare un calcolo, magari cercare di verificare cosa ricevono dall'Unione Europea gli stati che poi non vogliono invece sostenere il peso dell'immigrazione. Ci sono stati, come sapete, per esempio l'Ungheria ha costruito un muro per non far passare i migranti che arrivavano, questo è l'inno alla gioia per chi non lo sappia, l'inno europeo. Ecco, e lo metteremo come sigla di questa intervista. Grazie, questa è una bella idea. E quindi ci sono stati che hanno costruito muri per non far passare i migranti, ma che ricevono finanziamenti dall'Unione Europea, molti fondi. L'Italia, se credo di essere aggiornato, penso assolutamente sia ancora così, l'Italia nel saldo tra quanto versa per il bilancio europeo e quanto riceve è in attivo. L'Italia dà più di quanto riceve. Naturalmente questo non è un argomento, perché se parlo di solidarietà, questo non è l'argomento che piace a me usare, che io trovo giusto usare, però è anche giusto dire a chi ha beneficiato dell'integrazione europea, e sono soprattutto i nuovi Stati membri, gli ultimi arrivati, hanno beneficiato molto dei fondi europei. E poi però, quando si tratta di costruire un'identità europea, di costruire la parte politica dell'Unione Europea, frenano, cioè vogliono i benefici, ma non vogliono partecipare alla costruzione. E credo che questo sia importante dirlo, sia importante che si sappia. Ecco, un'ultima cosa, c'è da parecchio tempo, da un po' di tempo ormai, da parte dell'Italia una richiesta di riformare il regolamento di Dublino, che riguarda la suddivisione tra i paesi dell'Unione Europea dei migranti, dove si dice che il caso, quelle richieste di asilo, le richieste di protezione umanitaria, devono essere esaminate solo nel paese dove i migranti arrivano. Sappiamo che oggi arrivano solo dal mare, quindi solo prevalentemente in Italia, in Grecia e quasi esclusivamente qui. Significa sostanzialmente addossare tutto il peso all'Italia e alla Grecia, tutto il peso non solo di esaminare la pratica, ma poi di accogliere le persone se hanno i requisiti. Gli altri stati dicono che l'Italia non rispetta questo regolamento, per questo tra l'altro vogliono chiudere Schengen, per questo vogliono rimettere le frontiere, per essere sicuri che dall'Italia non tracimi niente. E però io vorrei dire questo, che chi invoca il trattato di Dublino, il regolamento di Dublino, dovrebbe capire che le guerre e le calamità e le catastrofi internazionali non rispettano i regolamenti. Cioè, queste sono situazioni che sono di una eccezionalità, di una gravità, di una drammaticità, che se tu non vuoi guardarle e a schermo dei tuoi occhi alzi un regolamento, è una cosa che a mio parere non è legittimo fare. Quindi io penso che l'invocazione formale del rispetto del regolamento di Dublino e soprattutto la chiusura verso la prospettiva di riformarlo sia un atto che va contro il principio di solidarietà che è nei trattati europei. Grazie. Feuer dunkel himmlische dein Heil.